Prisce Bana, allenatore e giocatore dell'HC Bra, neozelandese di nascita, però possiamo dire braidese d'adozione, perché ormai da alcuni anni ti sei stabilito nella città della Zito e hai messo su famiglie, quindi sei veramente un braidese doc. E che stagione sarà questa qui per l'HC Bra, che arriva da un doppio successo, lo scudetto su Prato e la Supercoppa Italiana, la prima della storia? Sicuramente quando si gioca l'HC Bra si punta a vincere il campionato. Grazie al presidente Pino Palmieri che ha fatto la squadra lui, siamo molto competitivi e cerchiamo di raggiungere i nostri obiettivi di vincere il campionato e vincere bene. Poi abbiamo anche il europeo prossimo anno giugno e cerchiamo di fare un buon risultato anche lì. Ti dividerai la guida tecnica con Loris Perelli, entrambi allenatori e giocatori, tu però attaccante di razza, lui centrocampista. Come sarà la sinergia e su cosa lavorerete e vi dividerete i compiti? Adesso sto lavorando molto sugli allenamenti, la parte tecnico-tattica con la squadra, poi quando arriviamo alla partita lui mi dà una mano probabilmente anche morale, con sua esperienza, aiutare la squadra e gestiamo in questo modo qua. Dal lato della tua esperienza hockeyistica ti chiedo, come si può fare un appello affinché venga ancora più gente a vedere le partite dell'HC Bra e per fare anche in modo che l'hockey su Prato non rimanga soltanto uno sport cosiddetto minore, ma che cresca sempre di più? Sì, dobbiamo invitare la gente a venire e sentire questa emozione che sentiamo noi quando giochiamo, perché si sente anche da fuori. Quindi chiedo a tutti di venire, noi siamo campioni d'Italia per tanti anni, siamo in Serie A, non come tanti altri sport in Bra, quindi devono essere orgogliosi che in Bra c'è una squadra di Serie A che vince sempre in Italia.